È il raggiungimento di un sogno. Da bambino sognavo di poter diventare un piccolo Carosone e questa cosa, quando me l'hanno detto, non ci credevo. Ma siccome lui è un amico, ho capito perché. Mia moglie l'ha pagato sicuramente per farmi sì che questo sogno Invece io si sognavo realizzasse. un giorno di consegnare il premio a Paolo Belli, pensate. Poi non sono la rincarnazione di Carosone, perché io non imito assolutamente Carosone. Anzi, io sono contento invece questa mattina di consegnare questo premio, perché Paolo se lo merita, e anche lui arma di sorriso e di ritmo la canzone. Come il grande Renato Carosone, siamo un po' tutti discepoli di quel mondo, di quella musicalità che in qualche modo fa stare bene un po' tutti quanti noi. Dove E sarà il lui, premio quest'anno? come? Il premio dove sarà consegnato quest'anno? Per il momento qua in questa saletta lo consegno, poi per la location passo la palla al grande Federico Vagalepre, che non solo è il biografo ufficiale del Carosone, del grande Renato Carosone, il maestro di pianofortissimo, ma è anche l'autore del Carosone, l'americano di Napoli, e questa mattina per l'occasione indossa una maglietta Carosone, di un Carosello Carosone numero 2, 2. la vendetta. Patè, che è fantastico questo marchio. A te, a me, Patè, io. pa' me e per lui questa mattina il Finiamo premio così, Carosone. Federico, nonostante gli anni, Carosone Ai miei avanti, il anni? premio Sì, avanti nonostante gli anni e di nonostante Federico. tutto. Sì, ma credo che sia semplice andare avanti nel nome dell'americano di Napoli. È semplice perché ci sono le sue canzoni e perché in giro ci sono dei giovanotti matti che sanno swingare, come Paolo Belli, come Sal Da Vinci, come l'intera giovanottissima compagnia dell'Americano di Napoli, che vi dà appuntamento a Natale 25 e 26 dicembre al Pala Partenope.